Innanzitutto mi sembra opportuno spiegare il perché di questo incontro di questa sera, che oggettivamente ha poco a che fare con il tema di questa edizione di Effetto Bibbia, che è appunto, come sapete, il libro dei giudici. Però appunto Effetto Bibbia quest'anno è dedicato ai giudici, ma ha sempre avuto questa caratteristica di, no, accostarsi alla Bibbia da diversi punti di vista, e allora la comparsa di una nuova traduzione dei testi biblici è sempre un evento di grande importanza, anzitutto per coloro che sono interessati alla scrittura, coloro che sono abituati a leggerla in modo intensivo negli studi biblici oppure in momenti liturgici o anche nella preghiera personale. Però si tratta anche di un evento culturalmente molto importante, soprattutto in un paese come l'Italia, questo va pur detto. E quindi non si può così passare sotto silenzio l'enorme valore, no, di questa edizione in lingua italiana della Bibbia, che è questa qua, la Bibbia della Riforma. Questo è solo, diciamo, il primo step del lavoro, poi il pastore Nofke ci illustrerà nei dettagli. Ci sono delle copie disponibili lì sul banchetto. Costa ben 8 euro, quindi andate incontro a una spesa di quelle rilevanti, ma a parte gli scherzi. Allora, prima di cedere la parola al professor Nofke, che ringrazio già, che poi presenterò come merita, faccio una premessa, magari un po' lunga, però è parte integrante del discorso. Partirei da questa considerazione, cioè che molti di noi è costretto a leggere la Bibbia, Antico o Nuovo Testamento, non nel testo originale ebraico-greco, ma in traduzione. E di questa cosa uno si potrebbe così rammaricare, no? Perché sappiamo bene che una traduzione non sarà mai come il testo originale. Ecco, però forse ci dimentichiamo che già parecchi ebrei, no, già dal III secolo avanti Cristo, leggevano la Bibbia nella traduzione greca, quella traduzione famosa dei 70, compresi quegli ebrei che divennero seguaci dell'ebreo Gesù. Ecco, e questo fatto dipende non soltanto, no, constatazione che la Bibbia è stata tradotta già in tempi antichi, ma nel fatto che la Bibbia esige, a differenza del Corano per esempio, esige di essere tradotta, e lo esige perché appunto è la parola che si fa carne, quindi la parola che si fa lingua, la parola che si fa cultura. E quindi la traduzione, una nuova traduzione della Bibbia, è un fatto culturale, ma è anche un fatto teologico. E allora, per inquadrare questa operazione che presentiamo oggi, faccio un breve excursus sulle traduzioni protestanti in italiano, partendo però, insomma, l'indomani dei 500 anni della Riforma è anche opportuno, partendo da Lutero. Sappiamo che all'indomani della dieta di Worms, Lutero, su ordine di Federico il Saggio, il suo grande sponsor, nonché protettore, venne appunto confinato nella fortezza della Wartburg, dove rimase, no, quasi un anno, dal maggio del 21 al marzo del 22, quando ritornò a Wittenberg. E
Durante appunto i 10 mesi di questa reclusione forzata, che sono stati caratterizzati da insomma, un'attività di studio e di scrittura molto intensa, lui appunto ha cominciato a tradurre il Nuovo Testamento, tradurre in tedesco ovviamente, dall'originale greco, potendo contare sulla edizione critica del Nuovo Testamento di Erasmo da Rotterdam. Però tradurre la Bibbia da soli, come sappiamo, è un'impresa ai limiti dell'impossibile, e anche questa ovviamente è stato un lavoro d'equipe, non poteva essere diversamente, e quindi una volta tornato a Wittenberg, Lutero comincia la revisione del testo, questa volta no, insieme a Melantone e ad altri suoi colleghi. E il risultato di questo lavoro è quello che vedete qua, cioè l'edizione a stampa del Nuovo Testamento che è comparsa nel settembre del 22, cosiddetto September Testament, che già qualche mese dopo, cioè a dicembre, no, è stato seguito da una seconda edizione chiamata, con molta fantasia, no, December Testament. No? Ma è interessante che a distanza di pochi mesi, no, noi abbiamo due edizioni, e poi non dobbiamo neanche dimenticare che nel corso del 1523, quindi l'anno dopo, apparvero ben 12 edizioni complete del Nuovo Testamento. Quindi un successo clamoroso. Però le cose diventano un po' più complicate quando Lutero decide di tradurre anche l'Antico Testamento, un'operazione corale, diciamo così, che ha richiesto ben 12 anni di lavoro, no? Difficoltà dell'impresa, i costi di stampa. Ecco, tutte queste cose hanno spinto Lutero e i suoi collaboratori a tradurre, quindi a pubblicare, l'Antico Testamento secondo la triplice scansione del testo ebraico, cioè appunto il Pentateuco, i libri storici, profetici e poi gli scritti. I primi 5 libri comparvero nell'agosto del 23, questa è la copertina, e contiene appunto il Pentateuco, qua ci sono le xilografie di Lucas Cranach. L'anno dopo, che è questa, no, la seconda parte, che contiene i libri storici da giudici, ecco appunto, siamo a proposito, a Ester, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, per cui siamo perfettamente in tema. La Bibbia completa esce poi nel 34, questo bellissimo esemplare, di cui è appena uscita tra l'altro una riproduzione anastatica molto, molto bella, anche molto pesante devo dire, però insomma ne vale la pena. Nel 43 900 copie, sottoposta poi a continue revisioni, com'è normale e ovvio che sia. Quindi tra il 22 e il 46, che è la data della morte di Lutero, furono pubblicate ben 10 edizioni della Bibbia, tutte riviste da Lutero e Company. E questa è l'edizione del 45, no? Decima ristampa, l'anno prima della morte di Lutero. A titolo così di cronaca ricordo che lo stampatore di Wittenberg, Hans Luft, in 50 anni ha venduto 100.000 esemplari della Bibbia intera. Tenete conto che
Nel 1934 è stato fatto più un conto, penso abbastanza attendibile, il costo di una Bibbia intera corrispondeva a 3 settimane di salario di un capomastro, quindi un operaio specializzato, quindi era propriamente economica. Nonostante questo però sono state vendute 10.000 esemplari. E adesso arriviamo alle traduzioni italiane, cominciando da, diciamo, quella che è la capostipite di tutte le traduzioni in italiano, cioè la famosa Bibbia Diodati, questa operazione appunto condotta da questo esule lucchese, insomma, assieme a tanti altri, che sta scritto a Ginevra e che è diventato appunto professore di ebraico all'Accademia di Ginevra, quella fondata da Calvino, e già nel 1607 pubblica la prima traduzione, seguita poi nel 1941 dalla seconda e definitiva edizione, di cui vedete qua la copertina, cioè il testo, no? Le note, i rinvii ai testi paralleli, e comprende anche i deuterocanonici o apocrifi, come preferite. Questa Bibbia del Diodati, come sappiamo, dicevo all'inizio, no? Tradurre la Bibbia è anche un'impresa culturale, questa Bibbia del Diodati, no? È unanimemente considerata uno dei testi, uno dei classici, diciamo così, della cultura europea e della lingua italiana. È diventata la Bibbia degli evangelici italiani, no? fino ad oggi, no? Sostanzialmente. E probabilmente sapete che una ventina d'anni fa i meridiani Mondadori, testimonianza appunto del valore culturale di questa traduzione, l'hanno ripubblicata in 3 volumi, di cui vedete qua appunto la copertina. Arriviamo a tempi più recenti, quando nel 24 Giovanni Luzzi, che è stato appunto collega del professor Nofke, no, che lui ha insegnato alla facoltà valdese, collega predecessore, ha appunto rivisto la traduzione, una revisione di carattere linguistico, la traduzione di Diodati, no? E ha quest'opera in 12 volumi, c'è alla biblioteca Mai qua di Bergamo, l'abbiamo anche alla biblioteca del Centro Culturale, revisione che a sua volta è stata rivista, quindi nuova riveduta, a partire dal 94, che è tuttora il testo ufficiale delle chiese protestanti in italiane, anche il testo che si usa durante il culto. E quindi, anche se appunto, no, le varie edizioni dell'opera, tra cui appunto la più recente riveduta del 2006, sono state punto di riferimento imprescindibile, noi abbiamo comunque a che fare con una traduzione che ha ormai sostanzialmente 400 anni. No? Quindi la rilevanza di questa operazione, no, sta anche in questi numeri. E questa è appunto la Bibbia della Riforma, di cui adesso noi parleremo. È un progetto complesso, iniziato nel 2013, si prevede di terminare nel 2023, quindi insomma 10 anni. Di lavoro, e ricordo soltanto e chiudo che come testo base per il Nuovo Testamento, quindi il testo greco, è stata utilizzata la più recente edizione critica, che è quella pubblicata dalla United Bible Society, cioè del Nuovo Testamento in greco, quinta edizione del 2014. Qua, a titolo di cronaca, l'elenco dei collaboratori, persone che appunto hanno lavorato e che continueranno
ovviamente a lavorare. Mi piace citare in conclusione questo pensiero, no? Questa frase di Franz Rosenzweig, che a proposito appunto del tradurre, quindi sta pensando anche alla traduzione della Bibbia, dice: riguardo al traduttore non esiste bene e meglio, ma solo male e meno male. Ecco. E se lo dice lui, insomma, no, possiamo anche fidarci. Termino, lascio la parola al professor Nofke, che ricordo ha studiato, si è laureato alla Facoltà Valdese di Teologia a Roma, pastore valdese dal 96, poi ha conseguito il dottorato in Nuovo Testamento a Basilea, ha studiato poi anche a Heidelberg e a Princeton negli Stati Uniti. Dal 2012, e questo è anche il motivo per cui l'abbiamo invitato ovviamente, è presidente della Società Biblica in Italia e attualmente insegna Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia. Io adesso gli cedo la parola, dopodiché io porrò due o tre domande a lui e poi c'è spazio a voi se ci sono altri interventi, altre domande. Quindi grazie ancora per professor Nof, che viene da Roma, quindi non proprio dietro l'angolo, quindi grazie e ti cedo volentieri la parola. Bene, buonasera, piacere ritrovarvi qui a Bergamo. Vediamo un po' di introdurre un po' questo libro che abbiamo cercato di proporvi. Allora, mi riaggancio a quanto diceva prima. Avete visto che in italiano le traduzioni protestanti sono tutte revisioni di una unica traduzione. Cioè, a parte il lavoro che ha fatto Luzzi per conto suo, che ha fatto una sua traduzione, ma che è rimasto un volume suo, non è mai stato usato nelle chiese, è stato un libro di studio, ma non un libro di chiesa. L'unica, quello che è diventato poi libro di chiesa è stato invece la revisione della Diodati. Per cui la Diodati, che è stata riveduta appunto più volte, quella più importante di Luzzi, poi la nuova riveduta, poi c'è ancora la nuova Diodati, che è stata fatta anche di recente, cioè è sempre una lunga traduzione di tradizione di revisione di un'unica traduzione. Ed è da lì che nasce l'idea di questa nuova traduzione, perché abbiamo detto, ok, che cosa vogliamo fare per i 500 anni della riforma di Lutero? Ci abbiamo cominciato a pensare qualche anno prima, forse avremmo dovuto cominciare ancora qualche anno prima per riuscire a fare tutta la Bibbia, però effettivamente abbiamo cominciato a pensarci nel 2012, il tempo che ti organizzi arrivi a fare giusto il Nuovo Testamento per il 2017. E quindi abbiamo detto, ma che cosa ha senso per il protestantesimo italiano oggi in riferimento alla riforma di Lutero? Qual è il lascito principale che ci ha lasciato la riforma protestante? E siccome in ambito più o meno ecclesiale o non ecclesiastico si sono tirati fuori discorsi di tutto e di più, perché la riforma è stata veramente una trasformazione culturale oltre che religiosa di tutta l'Europa, perché ha influenzato, cioè il processo di riforma ha influenzato tutta la cristianità occidentale, che poi si è arroccata su due posizioni fondamentali, però alla fine è un processo di riforma radicale di tutta la cultura europea. Benissimo, di tutto quello si sarebbe parlato, lo sapevamo già e ne eravamo sicuri. Quello che secondo noi però restava la cosa forse più importante dal punto di vista religioso naturalmente, ma anche culturale, era proprio l'idea della traduzione della Bibbia, cioè il principio per cui soltanto la Bibbia è il luogo dove tu puoi incontrare Gesù Cristo, puoi entrare in dialogo con Dio, puoi costruire la tua fede, puoi far nascere la tua fede, soltanto in questo testo, e quindi
questo testo devi tradurre perché la gente lo possa capire, perché naturalmente non tutti nasciamo sapendo l'ebraico, l'aramaico, il greco antichi, per cui va per forza assolutamente tradotta. Ecco, abbiamo detto, beh, allora forse oggi il protestantesimo italiano può ricordare i 500 anni della Riforma facendo un po' il suo lavoro, cioè non continuando a ripetere, a riguardare, a rivedere una traduzione antica, ormai perché sono 400 anni, quindi decisamente il tempo è passato, ma facendo una sua traduzione, una propria traduzione. Adesso questo comporta anche diversi aspetti che riguardano non solo naturalmente il protestantesimo. Per cui si è detto, facciamo una nostra traduzione anche partendo da due constatazioni. La prima constatazione, come diceva, non so se conoscete, il grande profeta della Chiesa Valdese, Paolo Ricca dice, benissimo, vedo tante persone che fanno di sì col capo. Paolo Ricca dice che, l'ho ripetuto tante volte, l'ho sentito io tante volte, che la malattia genetica del protestantesimo è la divisione, la disunità. E in questo è una ragione sacrosanta, purtroppo è così, cioè i protestanti riescono a dividersi anche sulla sistemazione delle panche in chiesa, per cui la malattia cronica del protestante, genetica proprio del protestantesimo, è la divisione. Però allo stesso tempo, se il protestantesimo tende a essere così diviso, e certe volte quasi ama essere così diviso, è anche vero che però ci sono dei tratti che sono assolutamente comuni e irrinunciabili. Sono proprio quelli su cui si litiga naturalmente, ma proprio perché sono quelli che abbiamo in comune e su cui quindi discutiamo, per cui ogni chiesa protestante ha le sue specificità, le sue particolarità su cui in genere non si entra molto in dibattito, ma quando poi arrivi su quello che poi è il centro del protestantesimo, il punto focale, il principale anche contributo, cioè la centralità della scrittura, su questo si litiga alla grande. Perché? Perché tutti quanti riconosciamo che il centro della fede, della Chiesa, di tutto quanto le vite del credente e dei credenti nel loro insieme è la scrittura. Per cui si discute sulla sua interpretazione. Ma sul fatto che la scrittura debba stare al centro non si discute assolutamente. Magari si accusano gli uni gli altri dicendo ma tu in realtà hai altre idee al centro della tua fede, ma non è vero. Tutti quanti mettiamo al centro la scrittura. Per cui si è detto, uniamo le forze su questa cosa che ci unisce profondamente, su questa radice che abbiamo in comune. E la cosa interessante è che fino ad ora, a parte le ADI, le Assemblee di Dio in Italia, come istituzione, non come singoli pastori, perché tanti singoli pastori hanno interagito con noi, ma come istituzione, alcune poche chiese, la maggior parte, veramente la stragrande maggioranza delle chiese protestanti italiane ha aderito al progetto. Alcuni finanziano anche, altri hanno detto che pregheranno per noi, benissimo, è anche un contributo quello, però di fatto questo progetto finora è stato capace di raccogliere insieme praticamente cioè, la maggior parte, diciamo così, delle chiese protestanti presenti in Italia. Quindi questo è il punto di partenza, l'idea fondamentale del progetto, cioè cercare di fare per una volta qualcosa tutti insieme, cioè dire il protestantesimo italiano, che ormai ha, cosa diciamo protestantesimo? Lasciamo perdere l'esperienza valdese che è sempre stata in Italia, però almeno dal 1200, però poi di fatto è stata relegata fino al 1848 in una condizione di ghettizzazione, quindi poco influente sul resto del paese. Però i protestanti a livello nazionale hanno accompagnato tutta la costruzione dell'unità d'Italia, quindi noi abbiamo la stessa età della Repubblica come protestante della Repubblica, dello Stato, dell'Italia come paese, naturalmente prima la monarchia e poi la Repubblica, però abbiamo la stessa età, quindi dopo tutti questi anni forse siamo maturi per esprimere una nostra traduzione. Adesso questo è importante per tanti aspetti, perché come dire, è un segno di maturità profonda. È un segno di maturità profonda. Adesso, nel 1600, quando
il buon Diodati traduceva, faceva la sua traduzione della Bibbia, tanto per cominciare l'italiano era ancora una lingua culturale a livello internazionale, per cui la Bibbia in italiano si leggeva un po' in tutta Europa, almeno negli ambienti colti. Naturalmente il contadino della Sassonia non leggeva l'italiano, però il principe sì, e quindi scrivere in italiano significava mettere nel mercato europeo una traduzione in una lingua conosciuta a livello culturale praticamente da tutti, ancora non per tantissimo, però in quel periodo ancora. Ed era interessante anche fare questa operazione in quel periodo, perché? Perché in quegli anni c'era Venezia che pensava, ma magari forse ci conviene diventare luterani, poi ci hanno pensato per poco tempo, però ci hanno pensato. Quindi si pensava che in Italia ci fossero anche stati grandi e importanti interessati all'opzione della riforma. A Ferrara c'erano stati, proprio nella corte, simpatizzanti del calvinismo, Calvino stesso è venuto a Ferrara, c'erano i Valdesi del Piemonte che in quel periodo erano in una situazione molto fluida, c'erano i Valdesi in Calabria, c'erano i circoli diciamo così influenzati dal protestantesimo a Napoli, perfino a Roma c'erano delle persone interessate al protestantesimo. Per cui quando Diodati traduce la sua Bibbia la fa con una certa ottica molto precisa, diciamo così, di sostenere anche a livello non solo italiano ma internazionale la dimensione italiana della riforma. Quindi lui ha lavorato per questo tipo di progetto, che era un progetto molto diverso dal nostro, ma allo stesso tempo in qualche modo anche simile, perché si trattava di mettere in mano al protestantesimo di lingua italiana, ma c'era ancora tutta la Val Chiavenna, tutta la zona di Chiavenna che era protestante, ma c'erano tante zone in Italia che... Cioè era un periodo ancora in cui si pensava che ci potesse essere un protestantesimo italiano, non di esigua minoranza. Adesso... noi protestanti italiani ci siamo limitati a agganciarci a quel progetto, a quell'idea di traduzione e a ribadirla, a riutilizzarla, anche perché è diventato anche un monumento letterario che già nell'inizio del Novecento non si capiva più tanto, per cui doveva essere rivisto, però si continua a fare riferimento a quel mondo, a quel tempo. Ecco, quello che ci assomiglia un po' oggi è che tutto sommato esiste di nuovo un protestantesimo italiano ed è anche abbastanza radicato, è un protestantesimo di esigua minoranza, però è passato dall'essere una minoranza per forza in polemica con la cultura e con la Chiesa Cattolica. C'è stato il movimento ecumenico, il protestantesimo dialoga col cattolicesimo. Certe volte certe chiese protestanti dialogano più facilmente con i cattolici che con altri protestanti, c'è anche questo paradosso. Però ecco, c'è di nuovo un protestantesimo che non è la nicchia che vuole trasformare l'Italia e farla diventare protestante, con l'idea piuttosto l'idea di essere una parte di una nazione da tante anime che non è più un monolite cattolico, ed è una nazione in cui anche i protestanti possono portare il loro contributo. Poi naturalmente c'è anche l'aspetto missionario di alcune chiese in cui è più forte, eccetera eccetera, però è un protestantesimo che è inserito di nuovo a livello, diciamo così, quasi generale, perché per esempio anche molte chiese pentecostali che un tempo erano si chiudevano di fronte al resto del paese se non per evangelizzare, di nuovo oggi portano il loro contributo e il loro impegno a livello sociale è veramente molto interessante e molto grosso. Cioè, ho visto al sud delle chiese in certe città fare dei lavori, per esempio, sulla droga, la cultura della droga, combattere la droga, fantastico. Cioè, veramente, quindi un dialogo che cresce a livello un po' dell'ecumene protestante italiana. E allora abbiamo detto, ma perché dobbiamo continuare a usare rivedere per l'ennesima volta una vecchia traduzione? Che aveva un suo senso, una sua storia, eccetera, eccetera. Noi siamo maturi per fare la nostra traduzione. Cioè per dire, noi protestanti italiani del 2017 vogliamo fare la nostra traduzione. E vogliamo quindi dare anche agli italiani e alle italiane un nuovo accesso alla Bibbia. Perché appunto, come diceva Luciano all'inizio, che è fondamentale, cioè ogni nuova traduzione è una nuova porta di accesso al testo originale, a cui non possiamo più universalmente accedere.
Per cui ogni nuova traduzione è benvenuta, è utile, è importante. Questa traduzione vuole essere questa, ma vuole essere anche una traduzione che si mette anche a disposizione anche delle chiese come traduzione liturgica, e questa vuole anche essere una sua caratteristica. Non sono una traduzione di studio, non sono una traduzione che contribuisca in generale alla conoscenza biblica degli italiani, ma anche una Bibbia che si legge in chiesa, sostenuta dalla maggior parte delle chiese protestanti. Questo è un po' lo spirito. Com'è che abbiamo lavorato per rendere reale questo spirito, per realizzare questo spirito? Abbiamo lavorato naturalmente in comitato. Un comitato di circa 12 persone, è un po' cambiato nel corso del tempo, un comitato di circa 12 persone dove ci sono stati traduttori valdesi e metodisti, Chiesa dei Fratelli, vi dico le chiese rappresentate, Battiste, la Chiesa Battista, la Chiesa Avventista, le chiese pentecostali della Federazione Pentecostale, poi non come traduttori ma come sostegno anche altre chiese, ma come traduttori questi un po' erano le chiese rappresentate nel comitato di traduzione. Quindi ognuno di noi si è preso una parte da tradurre. Io per esempio ho tradotto Luca e Paolo, le lettere di Paolo, quindi se c'è qualcosa che non mi piace dovete dirlo a me, però ognuno di noi ha fatto la sua traduzione. E questa traduzione è stata fatta con un programma che si chiama Paratext, che è stato preparato dall'Alleanza Biblica Universale, che è l'associazione della maggior parte delle società bibliche a livello mondiale. Questo programma è molto comodo perché ti permette di essere sempre in contatto con gli altri traduttori. Cioè io posso vedere dal mio computer a casa quello che sta traducendo il collega che fa, non lo so, la lettera di Giacomo. Posso intervenire non sulla traduzione direttamente, ma posso intervenire sulla sua traduzione con delle note. Per cui da casa mia posso scrivergli, guarda, quella parola io la tradurrei in modo diverso. Oppure mi piace molto quello che hai tradotto, trovo che sia... Cioè potete fare dei commenti e proporre altre traduzioni. Quindi voi avete davanti a voi costantemente tutto il lavoro, minuto, direi proprio secondo per secondo, sempre che i traduttori si ricordano di schiacciare il tasto send and receive, per cui se non lo fai gli altri non vedono quello che stai facendo, se ti vergogni non lo fai, oppure lo fai magari solo quando sei sicuro, però normalmente questo programma, se usato correttamente, ti permette di sapere esattamente come va avanti il lavoro. Tutto questo, cioè, su questo programma non ci sono al lavoro soltanto i traduttori, ci sono stati anche un paio di persone che hanno curato la parte più formale della traduzione, per cui controllavano appunto le virgole, controllavano, cioè per quello c'era uno stilista in realtà. Una volta che la comitata aveva approvato la traduzione, lo stilista dava il suo ok e faceva le sue proposte, in genere faceva tante. Però ci sono due persone che si occupano di controllare che il formato sia uniforme, il corsivo sia fatto in certe situazioni, eccetera, tutti questi particolari più tecnici poi dell'edizione finale del testo. Dicevo, c'è stato un revisore dello stile, che è un professore di italianistica all'Università di Roma III, che ha curato poi la parte per controllare che l'italiano fosse un italiano moderno. E una volta che ognuno di noi aveva fatto almeno una parte del suo lavoro, periodicamente ci trovavamo per fare delle riunioni di comitato in cui si cercava di discutere non tutte le traduzioni, perché sennò ci metti 20 anni per fare soltanto il Nuovo Testamento, ma discutere i nodi, magari dopo vediamo qualcuno di questi nodi, però discutere un po' i nodi che venivano su alcune particolari traduzioni su cui non c'era l'accordo di tutti.
E la cosa interessante è che questa traduzione, alla fine, questo processo, scusate, alla fine fa sì che non sia più la traduzione di Luca, non sia più la mia traduzione, ma sia la traduzione del comitato, perché tutti ci hanno messo le mani. E alla fine, dopo che hai verificato tutto Luca, non te lo ricordi più come era la tua traduzione all'inizio, perché nel frattempo si è discusso, si è deciso, si è cambiato, si sono fatti tanti piccoli cambiamenti, e alla fine era veramente la traduzione del comitato. Però, proprio perché fosse la traduzione delle chiese, quando abbiamo finito il lavoro, la traduzione è stata mandata a dei revisori incaricati dalle varie chiese che hanno partecipato al progetto. Non tutte hanno pensato di doverci indicare un revisore, ma la maggior parte l'hanno fatto. Questi hanno fatto delle osservazioni sulla nostra traduzione e poi alla fine ci siamo riuniti per decidere quali di queste osservazioni accettare nella nostra traduzione. In più si è fatto un altro piccolo passo, che naturalmente non poteva essere fatto su tutta la traduzione, perché sennò non ne saremmo venuti fuori, però su alcuni dei nodi più interessanti, dove era importante avere anche la percezione di quello che è la reazione dei singoli membri di Chiesa, noi abbiamo una pagina Facebook, un gruppo Facebook, in cui ogni tanto abbiamo messo dei testi, dei passi tradotti, e abbiamo chiesto cosa ne pensate. Per esempio, cose banali: resurrezione o risurrezione? C'è stata una discussione su questa cosa, è stata interessante perché ognuno poi dava un po' la sua valutazione della cosa. Quindi abbiamo cercato veramente di avere la maggiore eco possibile anche dai membri di Chiesa. Adesso noi faremo, dopo l'estate, una revisione di questa traduzione, che dovrebbe essere poi quella che definitiva, diciamo così, veramente definitiva. Poi ci sarà sempre qualcosa da correggere. Purtroppo Lutero ha corretto la Bibbia fino all'ultimo giorno, praticamente. Fino al giorno prima di morire stava ancora cambiando qualcosa nella sua traduzione. Quindi la traduzione è un processo che va avanti. Ci saranno altre edizioni. Però noi vorremmo che per Natale, speriamo di riuscirci, per Natale uscire con il Nuovo Testamento riveduto e corretto e i Salmi. Questo significa che voi avete il tempo da qui all'estate, alla fine dell'estate, di leggervela questa traduzione e di mandarci dei commenti. Lo potete fare attraverso la pagina Facebook Bibbia Italiana della Riforma, oppure attraverso il gruppo di Facebook che si intitola sempre Bibbia Italiana della Riforma. Chiedete di essere iscritti, vi si iscrive e potete partecipare al dibattito. Leggetevela e verificatela. Cioè, è importante avere un feedback. Poi alla fine si dovrà prendere una decisione, non è detto, anzi è impossibile che prendiamo, che accogliamo tutti i suggerimenti, naturalmente. Però è importante, perché vi posso assicurare che tutti i commenti e le osservazioni che ci sono state mandate sono state prese in considerazione. Un paio di volte ci sono arrivati dei papiri di 50-60 pagine, lì è stato un po' più difficile, però se i vostri commenti sono brevi e incisivi, normalmente abbiamo tenuto conto un po' di tutte le osservazioni che abbiamo ricevuto. Ancora una parola? Sì, sono ancora 5 minuti. Ancora una parola sulle caratteristiche della traduzione. Adesso voi sapete che ci sono due possibilità estreme nel campo della traduzione, almeno quella biblica. Poi come si traduce un romanzo, francamente non ne ho idea, ma nella traduzione biblica voi potete avere avete due possibilità. Poi nella pratica non sono mai realizzate completamente, però teoricamente avete due estremi. Da una parte la traduzione ha senso, cioè l'autore biblico intende dire qualcosa e voi lo traducete non con le parole, non traducendo letteralmente le parole antiche, ma traducendo il concetto. Per cui questo, per esempio, lo trovate nella traduzione interconfessionale in lingua corrente. Quello è un ottimo esempio di questo tipo di traduzione, per cui
quella traduzione, quando è uscita per i protestanti cresciuti sulla nuova, sulla, non la nuova, sulla Luzzi, cioè la riveduta, quella era l'abominio della desolazione, perché era il liberismo, sono spariti i santi, sono sparite tutte le beatitudini, non si capiva più niente, cioè era tutto trasformato. Ma questa cosa ha un senso, perché se tu vuoi trasmettere il messaggio nella maniera più semplice e comprensibile a chiunque nel tuo tempo, questo è il modo migliore. Per cui questo tipo di letture, soprattutto in certi ambienti che sono totalmente a digiuno della Bibbia, soprattutto, ma anche in chiesa devo dire per molti aspetti, però per la lettura, per il primo approccio alla Bibbia è un'ottima traduzione, perché è immediata, la capisci subito. Il problema però è quello, perché in seconda battuta, quando vuoi approfondire, ti rendi conto che quel tipo di traduzione, come dire, presuppone una grossa dose di interpretazione, perché naturalmente io in te scelgo un'interpretazione rispetto a un'altra e al lettore non do la possibilità di scegliere, di fare la sua scelta, perché il problema è questo, spesso, veramente spesso, tu non hai un'idea precisa di che cosa volesse dire l'autore biblico, perché la lingua che usava lui non la conosceva lui, noi la conosciamo per via mediata, ma non abbiamo la stessa immediatezza, per cui certe volte ci sono diverse possibili traduzioni. Allora, se tu ne scegli una, naturalmente impedisce al lettore di farsi la sua idea. Per cui all'estremo opposto c'è la traduzione letteraria, cioè proprio quella fatta parola per parola. Prima ricordavi la 70, la Bibbia della 70. La Bibbia della 70 è una Bibbia che ogni tanto fa un po' come la TILC, la traduzione interconfessionale, va un po' a senso e adatta al gusto e alla lingua del mondo greco. Per cui a un certo punto, quando il giudaismo palestinese si rende conto che questa non è più contento di questo tipo di traduzione, vengono fuori delle traduzioni iperletterali dell'Antico Testamento, in greco, ma iperletterali. Il problema qual è? Che quel tipo di traduzioni iperletterali lette da un greco erano ridicole, molto semplicemente. Adesso non vengono esempi, però fidatevi, ci sono delle costruzioni, delle affermazioni, delle frasi che assolutamente non avevano, per un greco vero e proprio, non avevano nessun senso, perché avevano semplicemente incastrato il greco dentro la gabbia l'ebraico dentro la gabbia, cioè il greco dentro la gabbia dell'ebraico antico, per cui era una cosa complicata. Certe di queste traduzioni sono veramente complicate, veramente contorte. Però sono fedelissime, sono letterali. E la stessa cosa avviene in italiano: se tu vuoi fare una traduzione molto letterale, alla fine non si capisce. Cioè, sì, è vero, tu hai un accesso diretto al testo, ma la vita diventa veramente difficile, perché il testo diventa estremamente faticoso da leggere. Per cui esistono traduzioni di questo tipo, per esempio la Società Biblica Britannica e Forestiera ha fatto alcuni libri in questo modo, per cui c'è Marco, Matteo, Giovanni, le lettere di Giovanni, ci sono le lettere cattoliche e le pastorali, se non mi sbaglio, e le hanno fatte con questo sistema. Sono molto utili per lo studio, ma leggere in chiesa è un po' faticoso, perché è molto duro come linguaggio, come italiano. Adesso, in mezzo a questi due estremi, la Luzzi, per esempio, la Diodati e la Luzzi si ponevano verso l'estremo di una traduzione più letterale. Per esempio, Diodati, quando aggiunge il verbo essere, in ebraico il verbo essere al presente non esiste, per cui lo devi aggiungere, ma anche in greco spesso e volentieri hai bisogno di aggiungere una parolina, un verbo, eccetera. Allora, Diodati lo scrive sempre in corsivo, di modo che tu sappia che quella parola scritta in corsivo è aggiunta, non c'è in greco veramente, ma è aggiunta perché tu possa comprendere. Ok? Quindi si spostano un po' in quella direzione. Questa traduzione prosegue in quella direzione, con quel tipo di stile, cioè un po' più vicino alla lettera del testo, però rispetto anche alla nuova riveduta, cercando di usare un italiano più contemporaneo e soprattutto di non usare, o meno, quanto meno possibile, un linguaggio ecclesiastico.
cioè quell'ecclesiastichese che piace moltissimo a tutti quelli che stanno in, che vanno regolarmente in chiesa, ma che in realtà fuori non è capito più di tanto. Il cavallo di battaglia del protestantesimo, vi faccio un esempio, è la giustificazione per grazia mediante la fede. Allora, la giustificazione, la parola giustificazione nell'italiano corrente non vuol dire assolutamente quello. Cioè, questo, il senso che gli diamo noi è un significato di nicchia, ma la giustificazione è quella che porti a scuola normalmente, per un italiano normale. Adesso non vi preoccupate, quella parola è rimasta perché non abbiamo, cioè, avremmo dovuto fare un'operazione tipo TILC, e tutte le volte dare un significato, come dire, usare una circonlocuzione, altre parole, diventava una, cioè, avremmo dovuto introdurre un criterio di traduzione che non era quello che volevamo avere. Però quando siamo riusciti, quando c'era la possibilità, meglio, abbiamo cercato di evitare come dire, questo gergo ecclesiastico, perché vorremmo veramente che questa Bibbia non vivesse soltanto nelle chiese, ma vivesse anche un po' fuori, e magari ci aiutasse un poco a rinfrescare un po' il linguaggio che utilizziamo anche nelle nostre chiese. Per cui la traduzione cerca di essere quanto più possibile vicina alla lettera, però dandosi quella libertà necessaria a rendere comunque il testo fluido e scorrevole, senza essere troppo letterale. Per cui in certi casi, come dire, abbiamo cercato di tenere un po' lo stile dell'autore, ma senza sovraccaricarlo troppo. Per esempio, Marco ha uno stile molto semitico, per cui sono tutte coordinate. Allora, un italiano, cioè l'italiano non usa le coordinate in quella maniera, le proposizioni coordinate, sennò diventa la lista della spesa, diventa l'elenco telefonico. Adesso in greco già faceva quell'effetto, per cui abbiamo cercato di lasciare un po' questa sensazione, ma cercando di scioglierla un po'. Per esempio, c'è un espediente retorico tipico del greco antico che è il presente storico. Cioè una narrazione nel passato raccontata con il presente. In italiano a me per esempio non piace, però in alcuni casi abbiamo deciso di tenerlo per lasciare un po' il gusto del testo originale. E quindi alcune cose le abbiamo lasciate, ma abbiamo cercato di lavorare molto sulla fluidità del testo, di modo che possa essere letto in chiesa gradevolmente, speriamo, ma allo stesso tempo, se lo studiate, voi avete la quasi certezza che almeno là dove è possibile lo stesso termine greco viene tradotto sempre allo stesso modo. Poi non è sempre possibile, non è neanche giusto, perché sennò lo stesso termine può muoversi in ambiti differenti, per cui certe volte lo devi proprio cambiare la traduzione. Però se voi trovate una parola, soprattutto quelle un po' tecniche, per esempio giustificazione, voi sapete che là dove il greco c'è la giustificazione, voi avete sempre tradotto giustificazione e non viene modificato. Adesso questo è un po' per darvi un po' qualche idea su come funziona, come abbiamo lavorato su questa traduzione. Adesso... No, io, visto che hai citato la pagina Facebook, probabilmente se al tempo di Lutero ci fosse stato Facebook, secondo me l'avrebbe usato a piene mani. Però vi cito solo queste righe tratte appunto da questa pagina, che sono datate l'11 agosto del 2017. Tu scrivi, rivolto a coloro che appunto sono iscritti a questo gruppo, un aggiornamento di piena estate. 1. Alla fine ha vinto resurrezione su risurrezione, quindi dopo il sondaggio, no, che è stato fatto. Poi, 2. Sulla controversia terapeuo, tradotto con curare o con guarire, dice, beh, la stessa roba, curare e guarire non è proprio la stessa roba, abbiamo deciso di tenere curare tranne quando si ha l'espressione terapeuein apo, in questo caso si traduce guarire da. 3. Epistates di Luca alla fine diventa mio signore. Quindi sì, i risultati di questo sondaggio... Con la minuscola. Con la minuscola, infatti è scritto minuscolo, sì.
E poi alla conclusione dice: vi lascio una chicca. Come tradurreste Evangelion? Con Evangelo o con Vangelo? E poi c'è stata tutta la discussione, no? Io ho seguito un po', interessante. Ecco, allora, partendo da questa, da questo sondaggio, da questo lavoro collettivo che appunto c'è stato illustrato, vorrei chiedere quali sono state le principali difficoltà che si sono presentate nella traduzione. Ovviamente non mi riferisco alle difficoltà pratiche e via dicendo, ma appunto alle scelte linguistiche e letterarie, e poi come sono state risolte. Ci sono esempi famosi in passato, no? Penso in particolare alla traduzione della King James Version, dove c'era tutto un comitato, tutta una liturgia, no? di questi personaggi, partendo dalla constatazione che, come diceva qualcuno, ci sono due modi di prendere la Bibbia: o prenderla alla lettera o prenderla sul serio. Ecco, quindi forse, per cui, se magari puoi dirci qualcosa su questo. Sì, ma la difficoltà più grande è stata mettere in sintonia tutto il gruppo di lavoro. E non sempre ci siamo riusciti, perché comunque sia poi ognuno vuole tradurre un po' di testa sua, per cui ogni tanto qualche cosa, se poi ve la leggete con calma e facendo un po' attenzione, secondo me la penna dei diversi traduttori si sente ancora molto, e nella prossima edizione speriamo di limare un pochettino queste piccole asperità. Si trattava di sintonizzare il gruppo, perché noi abbiamo nel comitato due o tre che sono, infatti questa difficoltà la stiamo vivendo molto sui salmi, secondo me, infatti sono molto curioso di vedere come la spuntiamo. Ci sono alcuni che vogliono una traduzione molto letterale e fanno una traduzione molto letterale, altri, con questo sottoscritto, che invece preferiscono smorzare un attimo. Cioè, io sono convinto che tu devi tradurre letteralmente ma comprensibilmente. Per cui ci sono alcuni testi, adesso su questo non mi viene in mente niente, però alcuni passi in cui se cerca questa, la controparte voleva i letteralisti, chiamiamoli così, volevano cercare una traduzione che permettesse al lettore di capire le varie opzioni possibili sul campo. Cioè le varie opzioni possibili di traduzione. Il problema è che veniva fuori delle cose che in italiano non avevano nessun senso, cioè non si capiva l'italiano, figuriamoci se si capivano le opzioni del greco dietro. Questo era il problema di fondo. Adesso questa cosa sui salmi sta pesando un po', perché sono soprattutto gli semitisti che hanno un po' questa mentalità, e quindi i salmi stanno diventando un po' troppo duri da leggere. Allora, noi stiamo cercando di mettere un po' d'olio sulle asperità, vediamo se ci riusciamo. Però ecco, questa è stata la difficoltà principale, la difficoltà principale che abbiamo dovuto risolvere, cioè cercare di non essere troppo letteralisti e piuttosto magari di mettere in nota la possibilità di un'altra traduzione, e alcune note ci sono infatti, per il momento poche. Però piuttosto mettere in nota altra traduzione possibile, piuttosto che fare una roba che in italiano non si capisce. Questa è stata forse la soluzione che per adesso ha funzionato meglio per trovare un nostro equilibrio. Per cui alla fine, secondo me, la traduzione è venuta decisamente morbida. Credo che sia abbastanza leggibile. Risolvere queste questioni quando vengono fuori ci vuole molta diplomazia. Questo effettivamente sì, perché poi magari tu ci hai lavorato molto su una traduzione, ci hai perso un sacco di tempo, poi in comitato ti dicono no, però non si capisce, cioè, è troppo duro, l'italiano è troppo, cioè, non è che uno vuole leggere la Bibbia, poi magari la studia anche, però prima di studiarla magari vuole leggere e avere un primo impatto gradevole con questa traduzione. Quindi questa è stata un po' forse la difficoltà principale,
E poi in questo senso cercare di lasciare fuori ciascuno di noi, perché poi ognuno, ogni tradizione protestante ha le sue fisse, no? Per cui appunto l'altra difficoltà è stata lasciarle fuori dal comitato di traduzione, per cercare di non restare troppo aggrappati ai propri interessi. E infatti un esempio è stato quello di curare e guarire, quello che tu ricordavi, perché qual è il problema? Il problema è che in greco ci sono due verbi, là dove la traduzione è protestante, no, quella cattolica no, è più attenta, per quello che ho visto. Ma le traduzioni protestanti appiattivano tutto su guarire, per cui ci sono due verbi sostanzialmente che indicano, uno indica proprio il prendersi cura di qualcuno, anche il servire, e l'altro significa proprio guarire, cioè tu stai male, io ti guarisco. Allora, se noi ci siamo detti, ma se il testo greco usa due verbi, perché ne dobbiamo usare uno solo nella traduzione? Ah, ma perché? Perché Gesù, se Gesù ti cura, ti guarisce. E se tu non lo dici espressamente, sembra che semplicemente sta lì a fare l'infermiere, ma poi chissà che fine fa. E lo so, d'accordo, però questo è il peso della teologia, è la dogmatica che interviene sulla tua traduzione. Questo non è, cioè, nel comitato alla fine si è deciso che non era l'approccio corretto, e la cosa interessante è che non abbiamo avuto nessuna reazione negativa a livello di istituzioni ecclesiastiche. Temevamo un po', però non... cioè è passata l'idea che bisogna essere più fedeli al testo greco che alla propria teologia, che non è una cosa da poco. Effettivamente... No, ma come esempi, ma vado su... cioè gioco facile, no? Perché è un testo... qui la traduzione che viene proposta, scelgo questo perché lo conosciamo tutti, del Padre Nostro, no? Cioè, sia santificato il tuo nome, poi nota, altra traduzione, il tuo nome sia riconosciuto perché è santo. Che è un po' più, come dire, no? Fa un po' un giro di parole, però... e poi il famoso non indulci in tentazione, o come vogliamo tradurlo, non esporci e tutto quanto, qua viene tradotto non metterci alla prova, ed era nota, altra traduzione, non farci entrare nella prova, altra traduzione, tentazione e via dicendo. Cito questo perché appunto anche la Chiesa Cattolica è in corso tutto un dibattito, no, sulla traduzione di questo passaggio. Questo è quello che è toccato lì, toccate con mano uno dei nodi che non si è risolto con la nota, perché siccome nel verbo greco c'è letteralmente il verbo far entrare nella prova o nella tentazione, a voi la scelta. Noi abbiamo scelto di usare prova per quel tipo di, per quel sostantivo. Allora la traduttrice di Matteo ha detto: ah, ma c'è scritto far entrare, però non farci entrare nella prova è un po' faticoso, cioè sono d'accordo che letteralmente è più corretto, però cioè, esiste anche nell'ambito della traduzione, cioè, un minimo di elasticità te la puoi tenere senza per forza sentirti un traditore. Cioè, per cui abbiamo optato per la traduzione che c'è nel testo, però la traduttrice ha deciso che bisogna metterlo in nota e l'abbiamo messo in nota. E così uno ha chiaro effettivamente che quel verbo vuol dire entrare. Poi su prova e tentazione, e lì c'è stata una discussione infinita, e alla fine abbiamo deciso di tradurre quasi sempre con prova. No, l'altra cosa che forse vale la pena di riprendere, tu hai esordito dicendo che appunto questa è stata un'operazione fatta in collaborazione, i protestanti si dividono su tutto tranne sulla Bibbia, no? Quindi è stato anche, diciamo così, una tappa importante secondo me del cammino ecumenico, ma non tanto il rapporto protestanti e cattolici, come spesso si intende questo termine, ma proprio all'interno delle varie espressioni del protestantesimo. Anche questo è un elemento significativo. Allora la domanda è,
Siamo ancora all'inizio, quindi forse un po' prematuro, però allargando un po', allungando anzi un po' lo sguardo. Ci sono state reazioni da parte delle chiese pentecostali a questa traduzione e seconda questione, questo testo ovviamente dopo che sarà finito, rivisto e tutto quanto, può diventare testo di uso liturgico oppure... poi le varie chiese, presumo, no, si regoleranno sulla base dei propri organismi interni. Allora, prima cosa parto dal fondo. Io spero veramente di sì, cioè io e tutti gli altri del Comitato, cioè l'idea è che questa diventi la Bibbia delle chiese evangeliche su cui si studia, che si legge in chiesa e così via, senza per forza buttare fuori la Nuova Riveduta, però secondo me alla fine dovrebbe sostituirla. Questa è la speranza, anche perché la Nuova Riveduta, se no bisogna rivederla ancora una volta, perché la revisione del 28, comunque, se voi provate a leggere accanto queste due traduzioni, effettivamente la nuova riveduta si sente il peso degli anni, anche se non è vecchissima, però l'impostazione è veramente abbastanza vecchiotta. Per cui l'idea è proprio quella, la speranza è veramente quella, una volta completato tutta la Bibbia, di fare in modo che sia accolta nelle chiese evangeliche. I pentecostali della federazione sono molto interessati e stanno sostenendo il progetto con attenzione. Quelli delle ADI no, ci sono stati alcuni pastori, ecco, ma no, alcuni anche diversi, devo dire, che hanno reagito molto positivamente, però a livello ufficiale l'unica cosa che hanno fatto è hanno comprato una scatola di Bibbie e non ci è mai arrivata una risposta. Non hanno neanche risposto se gli interessava far parte del progetto. Per cui a livello ufficiale non c'è nessuno, da parte delle ADI soltanto. Altrimenti, per esempio, i pentecostali della federazione sono molto, e abbiamo avuto anche reazioni molto positive, più di quanto pensassi, devo dire la verità. Perché piace il fatto che sia leggibile, ma non sia una traduzione troppo libera. Per cui questa cosa, poi sicuramente sui singoli dettagli dovremmo ancora rivedere un po' e aggiustare diverse cose, però nell'insieme l'impressione che abbiamo avuto, le reazioni sono tutte reazioni abbastanza positive. Io personalmente non ho avuto nessuna reazione totalmente negativa. Magari su alcuni punti ripensateci, rivedete, magari questa cosa andrebbe meglio così, però tutte critiche costruttive, giudizi negativi in blocco non ne abbiamo ricevuti. Sì, forse una cosa da sottolineare su questa questione dell'ecumenismo è per esempio la questione dei cattolici. Perché il titolo Bibbia della Riforma effettivamente può essere facilmente pensato, può dare facilmente l'idea che questo sia un progetto che riguarda solo il protestantesimo, però ci sono due cose da dire. Adesso, primo, questa vuole essere una Bibbia di Chiesa. Per cui è chiaro che questa Bibbia la devono fare i protestanti se vuole essere una Bibbia di Chiesa nelle chiese protestanti. La Bibbia fatta con i cattolici, abbiamo la traduzione interconfessionale, che è assolutamente interconfessionale, nel senso più pieno del termine, e abbiamo i pezzetti di traduzione letteraria, che è stata fatta in maniera a livello totalmente interconfessionale anche lì. E quindi le due traduzioni, una in crescita e una per il momento purtroppo è stabile, sta in stallo meglio. L'altra già fatta, ci sono due traduzioni ecumeniche, due progetti. Però c'è un'altra cosa da dire, cioè ormai il processo ecumenico nel campo degli studi biblici, nel campo della traduzione biblica, è un dato di fatto. Cioè questa traduzione, anche se nel comitato non c'erano fisicamente dei cattolici che l'hanno tradotta, ma il modo di lavorare, la tecnica, eccetera, e comunque il fatto di avere comunque un costante riferimento con amici della società biblica, cattolici che ci hanno messo il naso, che l'hanno letta, che hanno commentato, che hanno fatto, questo c'è sempre stato. Per cui non esiste più
cioè non, almeno a livello della società biblica e dell'alleanza biblica universale non c'è più una traduzione che non sia ecumenica nello spirito, nel modo di essere. Poi ci possono partecipare fisicamente dei cattolici, dei protestanti, degli ortodossi, oppure no, però lo stesso, l'operazione in sé ormai oggi è un'operazione ecumenica. Ma vi faccio un esempio: la questione della verginità, tradurre partenos con vergine oppure con ragazza o con giovane donna. Cioè non c'erano cattolici, ma vi posso assicurare che la questione della verginità non verginità ha pesato molto nella discussione. Alla fine abbiamo optato per giovane donna, ma non per una questione dogmatica, non per una questione di chiesa, ma semplicemente perché l'unico testo in cui partenos va potrebbe essere tradotto con vergine, nel senso che l'autore vuole dare un valore alla verginità in se stessa, è l'Annunciazione a Maria. Altrimenti tutti gli altri testi sono sempre soltanto giovani donne, non c'entra niente la questione della verginità, a meno da quello che abbiamo visto. Allora, sulla base del principio che volevamo tradurre i termini importanti tutti nello stesso modo, sempre o quanto più possibile, in questo caso abbiamo deciso di tradurre sempre con giovane donna o ragazza. E quindi abbiamo deciso di fare questo per non sovrapporre su altri testi un carico teologico che non avevano. Per esempio, la parabola delle dieci vergini o delle dieci ragazze, lì il discorso è che sono giovani donne, punto. Non c'entra niente la questione della verginità, come potrebbe entrarci nel discorso dell'Annunciazione a Maria. Okay? Che poi anche lì è discutibile la questione, ma non perché gli uni sono protestanti e gli altri sono cattolici, perché a livello esegetico la questione è discussa anche in ambito cattolico, quando riescono ad esprimersi senza il peso della dogmatica sul collo. Cioè, io ho sentito molti esegeti cattolici dire chiaramente quel testo non ho, in modo più netto di quanto magari farebbe un protestante, per esempio. Cioè, la questione lì è discussa, allora abbiamo deciso di non mettere il peso della dogmatica. Però nell'insieme la traduzione è assolutamente ecumenica, cioè non ci sono punti in cui pesa il tema, la dottrina protestante su questa traduzione. Almeno noi abbiamo cercato di non farlo, poi magari ci è scappato qualche volta, però l'intento generale è una traduzione che va benissimo anche in ambiente cattolico. L'altra cosa, ma qui proprio una battuta prima di lasciare la parola a voi, abbiamo letto recentemente della chiusura della sede romana, della sede italiana, romana perché era Roma, ma la sede italiana della società biblica britannica e forestiera, che trovate qua, no? L'indicazione in copertina. Questa ovviamente è una brutta notizia e volevo sapere così, no, da cosa è stata determinata, presumo, anzi quasi certamente da problemi economici, perché ormai sì. Ma cosa significa la chiusura di questa istituzione che, no, è a quasi 100 anni, quindi insomma non è proprio un dettaglio, insomma. Guardate, prima è meglio se vi spiego la differenza tra società biblica in Italia e società biblica britannica e forestiera. Allora, la società biblica britannica e forestiera è una società che ha sede in Inghilterra dal 1803 e dal 1806 in Italia ha cominciato a stampare Bibbie in italiano e a distribuirle dal 1806, quindi parliamo di un'istituzione decisamente longeva. Questi qua hanno costituito un'agenzia italiana che appunto dal 1806 ha cominciato a distribuire Bibbie in Italia. Lo ha fatto fino al 31 marzo di quest'anno. Qual è il problema? Il problema è che questa agenzia italiana sostanzialmente era una casa editrice, di fatto. Casa editrice che si occupava di distribuire Bibbie anche di altre traduzioni, perché è inserita nella rete dell'Alleanza Biblica Universale, per cui se vi serviva una Bibbia in serbo croato lo potevate avere facilmente attraverso questo, prima naturalmente di internet, di Amazon e di questa roba qua,
E questo è stato uno dei motivi per cui hanno chiuso. Per cui prima di tutta questa epoca di internet, se vi serviva l'edizione critica del testo greco, se vi serviva l'edizione critica del testo ebraico, se vi serviva una Bibbia in una traduzione particolare, e in traduzione italiana, la Britannica si occupava della vendita e della distribuzione di questi testi. In più, oltre a vendere e distribuire i testi già tradotti, ha fatto tutto un suo lavoro di pubblicistica, per cui ha prodotto, per esempio, una grammatica ebraica dell'ebraico biblico, una grammatica del greco biblico, un dizionario del greco biblico, cioè tutta una serie di strumenti di lavoro legati a questo ambito. Il problema è che, da una parte, internet, che ha tolto, come dire, la necessità di avere un mediatore sul territorio per le traduzioni straniere. Dall'altra parte, di fatto, la concorrenza della Società Biblica di Ginevra, che avendo disponendo di fondi molto più ampi, ha potuto mettere sul mercato Bibbia a costo bassissimo, cosa che la Britannica non era in grado di fare perché non aveva le stesse risorse finanziarie. Per cui questi due elementi hanno fatto sì che le vendite della Britannica non fossero più in grado di sostenere l'agenzia italiana, e gli inglesi hanno detto: allora c'è internet, ci sono le Bibbie della Società Biblica di Ginevra, se gli italiani vogliono si costituiscono una loro, fanno un loro lavoro, ma noi non ci mettiamo più soldi, e quindi hanno chiuso. Questo è il ragionamento che hanno fatto, che naturalmente ha anche una sua logica, cioè sarebbe anche ora che i protestanti italiani su certe cose fossero un po' più autonomi dall'estero. Però questo è il motivo per cui si è arrivati alla chiusura. Perché è nata la Società Biblica in Italia? Perché uno dei grossi lavori che faceva la Britannica era raccogliere fondi per i progetti dell'Alleanza Biblica Universale, per esempio. Le Bibbie nelle carceri russe, le Bibbie in Cina, le Bibbie in America Latina, in certe zone, in certe favelas, cioè tutta una serie di progetti che l'Alleanza Biblica Universale proponeva alle società bibliche nazionali, che a loro volta trasmettevano ai soci e agli amici la notizia, raccoglievano i fondi e venivano mandati. Essendo però una casa editrice per la legge italiana, e avendo quindi il suo bilancio, pagando le tasse, eccetera, se voi davate 100 per le Bibbie, non lo so, nelle carceri russe, non so quale percentuale, ma una bella percentuale se la pigliava lo Stato in tasse. Allora, le tasse sono importanti e vanno pagate, ma pagare le tasse su una donazione per un progetto di beneficenza è sembrato che non fosse esattamente la cosa più giusta da fare. Allora è stata costituita la Società Biblica in Italia, che in questo modo, essendo un'associazione totalmente non profit, non ha problemi di tasse, eccetera, quindi se voi date 100 per le Bibbie in Brasile, 100 vanno alle Bibbie al Brasile. Così non c'è. Perché? Perché è un'associazione di amici, di volontari, che non ha, sì, sostanzialmente si occupa di sostenere i progetti dell'Alleanza Biblica Universale. Naturalmente, parliamo di due istituzioni che facevano due cose diverse, ma naturalmente strettamente collegate, per cui quando si è trattato di lavorare alla Bibbia della Riforma o ad altri progetti editoriali in passato, la Società Biblica in Italia ha dato tutto il supporto possibile, per esempio pubblicizzando i progetti, raccogliendo fondi e sostenendo i progetti in questo modo. Cosa succede adesso che la Britannica non c'è più? Succede questo, che gli inglesi vorrebbero lasciarci i diritti d'autore delle varie pubblicazioni passate della Britannica, tra cui anche la Bibbia della Riforma, che tra l'altro abbiamo pagato in buona parte noi attraverso i doni che arrivavano dalle chiese, naturalmente. Per cui di fatto noi lavoreremo in questo modo, cioè senza trasformare radicalmente la nostra associazione, ma mantenendola come una società di amici non profit, allora faremo così. Noi terremo i diritti d'autore, però daremo alle case editrici che soffriranno di fare il lavoro, naturalmente, tutto il lavoro di pubblicazione. Per cui, per esempio, non so, la Claudiana, la GBU, non so io, qualsiasi
casa editrice di ambito evangelico interessata a pubblicare tutto il resto di questa traduzione, cioè arrivare poi a stampare tutta la Bibbia completa, ci lasceranno qualcosa per i diritti d'autore, noi porteremo avanti il lavoro di traduzione, quando il lavoro sarà finito il prodotto sarà commercializzato, scusate se uso questo termine, però di fatto praticamente è questo, il prodotto sarà commercializzato da una casa editrice che non siamo noi, gli utili se li prenderanno loro e a noi daranno soltanto i diritti d'autore, perché i diritti d'autore possiamo averli, possiamo incassarli, ma non possiamo vendere e quindi... Sì, non possiamo vendere e quindi ricevere soldi in quella maniera. Quindi il lavoro funzionerà in questo modo. Questo che cosa significa? E qui approfitto di essere qua per fare un po' un appello. Significa che la società biblica per fare questo lavoro ha bisogno di essere rafforzata. Per cui se a qualcuno di voi interessa il lavoro della promozione della Bibbia, della traduzione della Bibbia, associatevi alla società biblica in Italia. Costa socio sostenitore 25 euro l'anno, socio ordinario 15 euro l'anno, cifre che si possono affrontare abbastanza facilmente, per cui associatevi, uno, e due, noi vorremmo, stiamo cercando di proporre un po' questa modalità, sarebbe bello se si costituissero nei vari centri, tipo Bergamo per esempio, un gruppo di soci che insieme si occupano non solo di pubblicizzare, di far conoscere progetti, di coinvolgere altre persone, ma si occupano magari una volta l'anno di organizzare, non so, un'iniziativa di tema biblico per far conoscere la Bibbia, ma che ne so, una qualsiasi cosa, lettura di salmi con musica, oppure vedere un film, cioè qualsiasi cosa, però fare un gruppo di persone interessate al progetto nell'insieme, perché sì, nuovi soci aiutano, danno forza, però se ci sono delle persone impegnate a livello locale, non dico che state di costituire chissà quale gruppo di lavoro, però se ci sono 10-12 persone interessate possono lavorare insieme e proporre, appoggiandosi alle varie chiese, facendo anche lavoro, cioè la società biblica ha una vocazione ecumenica, per cui coinvolgendo le chiese cattoliche, protestanti, ortodossi se ci sono, e fare un'iniziativa di conoscenza della Bibbia. Questa sarebbe la cosa migliore per sostenere questo progetto. Poi se naturalmente qualcuno ci vuole dare 2 milioni di euro per sostenere il progetto, non c'è nessun problema. Ne paghiamo 4 di progetti di traduzione, fidiamo anche quella letteraria, ma francamente questo dubito che... Però a parte gli scherzi, questa è un po' la situazione. Abbiamo ancora 10 minuti e un quarto d'ora, e quindi se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche considerazione da fare. Intanto grazie per questo lavoro e per questa presentazione. Secondo me sarà importante anche nella misura del possibile far capire che attraverso questa operazione di ritorno alla traduzione si aiuta non solo la comprensione ma anche la domanda teologica, perché a me, faccio un esempio prendendo proprio, perché sono stato incuriosito dal discorso della traduzione, se curare o guarire, no? Che è stata posta, ma allora sono andato a cercare il punto dell'uomo con la mano paralizzata e appunto la traduzione al capitolo 6 di Luca, versetto 7, dice: osservava per vedere se curava di sabato o e trovare di che accusarlo. Ora è evidente che se si fosse tradotto se guariva di sabato sarebbe stata una curvatura leggermente diversa, perché come dire, guarire è ben diverso da curare. Ora ovviamente anche il sabato più ortodosso e più chiuso che ci possa essere, però non può impedirti di curare, potrebbe impedirti di guarire, se proprio vogliamo fare un discorso di lana caprina, certamente, no? Però comunque nasce questo tipo di discussione. Ma anche l'uso del verbo essere al presente, anche qui siccome era attaccato mi è caduto l'occhio, no?
sulla traduzione, che dice al versetto 22, sempre del capitolo 6, siete beati ogni volta che... Allora, di solito io ho in mente la traduzione cattolica, che dice beati, va avanti, comincia col beati e va avanti col beati, non aggiunge siete beati, no? Uh-huh. Però questo siete beati, che è una buona traduzione, come dire, pone degli interrogativi sul significato, no? E quindi aiuta la comprensione teologica. Quindi non è appena la questione per rendere volevo, mi sembra, non è, io mi ricordo Carlo Buzzetti, che era un mio amico, Carlo, che aveva tradotto, fatto l'operazione della Tilke, che appunto era stato nell'occhio del ciclone su quella storia della ragazza di nome Maria, insomma, no? E però lì c'era una questione teologica che secondo me era esattamente il contrario di quello che gli ortodossi, tra virgolette, volevano sostenere, perché era, come dire, attribuire al redattore una intenzione che il redattore sicuramente non aveva in quella circostanza rispetto a quel testo, per cui la scelta di tradurre giovane donna è la più corretta, ma anche dal punto di vista teologico, nel senso che non è lì, semmai, che si vuol fare il discorso sulla verginità di Maria. E quindi mi sembra che è utile questo lavoro, non solo per aiutare a capire, ma perché suscitando discussioni aiuta a approfondire, mi pare. Sì, grazie. No, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro è vero, Carlo Buzzetti era qua di Bergamo. Sì, me lo ricordo bene, abbiamo lavorato al Comitato della Traduzione Letteraria con lui. Sì. Io avrei un'altra chicca, giusto per... No, ve ne... Non aspettiamo Una da andare a guardare, guardate che cosa ne pensate. Voi sapete che in greco ci sono due modi di dire uomo, no? O meglio, ci sono due parole che in italiano vengono tradotte con uomo. Uno è aner, che è l'uomo maschio, e poi c'è anthropos, che è un termine più generico. Allora, una delle cose, e lì ho portato avanti io la crociata, un pochino l'ho spuntata, era stato di non tradurre anthropos con uomo tutte le volte che questo era possibile. Per cui cercare una espressione che permettesse di evitarlo, anche perché effettivamente in greco anthropos, per esempio, può anche tradurre semplicemente una forma indefinita, un pronome indefinito, quindi tecnicamente era possibile, e quindi fare fuori tutti gli uomini possibile dalla traduzione italiana. Naturalmente senza metterci tutte le volte, come se non sbaglio fa una traduzione tedesca, mettere sempre uomini e donne tutte le volte che c'è anthropos, perché mi sembrava anche un po' pesante, però cercare di ridurli il più possibile. Per cui ogni tanto eravamo arrivati anche a scambiarci gli uomini, dicendo: allora senti, se tu questa traduzione mi togli quegli uomini, io allora ti concedo di fare quell'altra cosa. Quindi, allora, cioè, mercanteggiamento praticamente. Il mercato degli schiavi. Cioè. Però ecco, su questa cosa, per favore, fateci attenzione se la leggete. È una reazione che a me piacerebbe avere, è se effettivamente si sente una mancanza o se invece scorre meglio. Perché anche qui mi rendo conto che è una questione generazionale, cioè mi sono pastore da, dicevo, dal 96, quindi fa 22 anni. Quindi questo ti condiziona naturalmente. Tutte le volte che io sento uomo penso maschio. Cioè non mi viene più in mente quando si dice l'uomo, ah ma c'è la U maiuscola. Cioè dopo 22 anni di pastorato, e quindi non so, forse di lavaggio del cervello da parte delle mie colleghe, però anche giustamente, sono d'accordo anch'io, però a me la parola uomo usata come termine generico adesso dà fastidio, cioè la sento come una forzatura. Mi chiedo se è una questione di microcultura, se è una questione generazionale, che cos'è, però allo stesso tempo mi rendo conto che, visto che l'istanza è giusta, e su questo sono perfettamente d'accordo, cioè anthropos in alcuni casi no, vuol dire proprio indica uomo, è semplicemente usato per magari introdurre una sfumatura nel testo, però nella maggior parte dei casi non indica l'uomo maschio, mentre in italiano oggi mi sembra che sarebbe anche bene educare al fatto che l'uomo non è per forza anche la donna. Ecco, quindi questa è una cosa su cui, se ci date un'occhiata, vi lascio un po' la pulce nell'orecchio e vedete un po' come reagite.
Per esempio, Pasantropos, ogni uomo, tradotto con chiunque. Se non è Lutero che ha inventato, cioè che ha introdotto la doppia cosa, perché in tedesco c'è der Mann e der Mensch. Sì, ma in tedesco funziona. Però non so se l'ha inventato lui a questo proposito, cioè non lo so. Non so se l'ha introdotto, non me lo sono idea. Andrò a ricercare. Quello è interessante però. E comunque di genere maschile. Sì, okay. Comunque di genere maschile. Però è un altro. Io credo che l'istanza sia giusta, grammaticalmente si può fare, nella maggior parte dei casi vedete voi che come vi tornano i conti, se pensate che ci stia oppure no. Anche chiunque può sembrare limitato, no? Cioè... Sì, però siccome il greco non ha un linguaggio inclusivo, diciamo così, è un po' una forzatura. Cioè questo funziona quando faccio una traduzione libera. Allora, nella TILC ci sarebbe stato bene. Ma se io voglio fare una traduzione che sia un po' aderente al testo, cioè aderente al testo, ma comunque senza usare un italiano che in qualche modo anche qui diventa un po' travisante, perché però bisognerebbe capire un po' le sensibilità. Pensateci. No, mi è venuta in mente una cosa. Io opterei, poi, scusami Luciano, prego. Opterei uomini e donne, cioè perché però questa è la TILC. È vero che è pesante quando lo leggi, no? Cioè quando sì. Leggi il testo, anche quando si fa le relazioni, ora che si mettono tutti i due generi, però alla fine aiuta a educare. Però ti faccio notare la differenza. Allora il punto è questo, cioè tu hai un dato culturale che fa parte del testo, per cui se tu, cioè nella mentalità antica, anthropos riassume comunque da un punto di vista maschile, femminile e maschile tutto insieme. E questo è il dato antico, per cui l'aspetto del maschile che riassume è il dato fondamentale. Se tu lo traduci in italiano con uomini e donne, si perde quell'aspetto culturale dell'originale. Introduci un dato contemporaneo, cioè sovrapponi la tua cultura al dato antico. Allora si tratta di trovare un compromesso, secondo me, per cui per esempio tradurre con chiunque ti permette di mantenere il dato antico senza però diventare pesante. Ma scusi, non si traduce di solito come persona? Buona domanda, questa è una proposta che avevo fatto anch'io, però in comitato il discorso era no, persona, no. Non piaceva. Ogni persona, per esempio. Per esempio, sì, avevo proposto in questo l'esempio che facevo prima, ogni persona. Però non è piaciuto perché, francamente non l'ho capito bene perché, però persona dà un senso di come dire, deumanizzante, astratto, non lo so. Questa era l'obiezione che mi è stata fatta. Io ho fatto esattamente la stessa proposta. In certi casi... Adesso non mi ricordo se se ne è salvata qualcuna di persona, però questa è una delle mie proposte originarie, persona, perché è più neutro, così. Però ecco, alla fine avevamo un po' dato questo compromesso di mantenere il chiunque nel vago senza imporre un uomini e donne che appartiene più alla nostra cultura. Però adesso vedete, sono un po' sottigliezza, però vi posso assicurare che in certi ambienti su queste cose si può scatenare una guerra santa. Questo. Vorrò vedere quando vi incorrerete con alcuni passi dell'Antico Testamento che sono maschilisti e non c'è altro. Ti faccio il video e te lo metto su YouTube. Così possiamo assistere in diretta. In diretta. E quindi, in conclusione, quando torni a presentare la traduzione completa, quindi quando? Antico e Nuovo Testamento, mi chiedi che quando? Poi sono anche gli apocrifi, gli deuteroconomici. Quello è il mio sogno. Allora, a me piacerebbe. Allora, poi c'è anche quella questione lì. Allora, gli apocrifi sono sempre stati nelle Bibbie, anche nelle Bibbie protestanti. Infatti, quando è che sono saltati fuori? Stavano, secondo me, al posto, no, questo è parziale, stavano al posto giusto, cioè stavano tra l'Antico e il Nuovo Testamento come testi utili alla spiritualità personale, ma non canonici, non normativi. Ok, quando è che sono saltati fuori, quando sono saltati via gli apocrifi? E le note, perché tutte le Bibbie antiche avevano le note, la Diodati era piena di note, riferimenti, eccetera. Quando è che sono saltati fuori? Quando nel 1800 le società bibliche hanno cominciato a inondare il mercato di Bibbie.
Allora, gli apocrifi, diciamo così, se vogliamo essere polemici, il motivo era che se tu vuoi inondare una nazione di Bibbie, hai bisogno di Bibbie leggere e a buon mercato. Se tu ci metti gli apocrifi e le note, il Bibbione diventa grande. Adesso non, magari non come tre mesi di stipendio, ma comunque diventa più corposa e i corportori, poveretti, invece di portarne 500, ne portavano 20. Per cui, secondo me, è stata una scelta editoriale fondamentale, cioè alleggerire tutto quello che non è assolutamente indispensabile, che aveva anche naturalmente un'idea di fondo, cioè quella che mi ha insegnato mia madre. Mia madre mi insegnava che da ragazzino che le Bibbie dei cattolici hanno le note, perché se no, perché hanno bisogno di qualcuno che gli spieghi le cose, mentre i protestanti no. Adesso questa, vedete la verbo polemica di qualche anno fa. Però adesso, al di là degli scherzi, l'idea dell'Ottocento era il rapporto immediato con il testo, e la nota, non credo fosse solo una questione editoriale, ma la nota era vista un po' come un elemento che veniva dall'esterno a interferire nel rapporto immediato con il testo. E deuterocanonici cancellati, perché siccome non sono canone, lì non si capisce che ci stanno a fare, mentre storicamente sono fondamentali. Per cui il mio sogno, però chissà se ci arriviamo, sarebbe di fare una Bibbia con le note, con una Bibbia da studio proprio, che nell'ottica del fatto che tu studi la Bibbia e devi anche capire come mai si passa dall'Antico al Nuovo Testamento e ci sono cose tanto differenti da un mondo all'altro, come mai ci sei arrivato, quindi note anche per spiegare le cose più tecniche del testo, perché non è che tutti sappiamo per forza che cosa è questo, certi termini tecnici vanno spiegati, certi luoghi geografici va fatta vedere dove stanno in una cartina, e magari se spiega anche qualche cosina, senza che questo diventi dottrina che si impone sulla tua lettura della Bibbia, però è utile. Per cui a me piacerebbe molto se alla fine del discorso avessimo una bella Bibbia da studio che uno si prende, si pasticcia, si fa tutto quello che deve fare. Però questo dobbiamo ancora tradurre i salmi, poi penseremo all'Antico Testamento, poi penseremo alla Bibbia da studio. Una cosa per volta. Bene, io direi che chiudiamo qui. Ringrazio molto il pastore professor Nofke, che si fermerà poi domani per chi interessa, presiederà il culto a Chiesa Valdese. Quindi lo ringraziamo molto. Abbiamo avuto un assaggio, no, di tutte le implicazioni, non solo la fatica ovviamente del comitato, ma anche delle implicazioni culturali, teologiche, liturgiche che una traduzione della Bibbia comporta, ma anche la ricchezza, no, perché appunto in questo modo la Bibbia continua a parlare in contesti diversi, in teste diverse, no? E questo sicuramente è una ricchezza di cui dobbiamo essere riconoscenti. Grazie ancora e buona serata a tutte e a tutti. Grazie.